Milano? Questa volta no. Delirio, cioè. Questa è una delle opere, diciamo, sicuramente più monumentali, ma che segna un po' quello che viene chiamato il ritorno all'ordine di Picasso, cioè il ritorno al figurativo dopo il lungo periodo cubista, che poi esploderà dopo la Prima Guerra Mondiale. Un'opera multimediale, come potremmo chiamarla oggi. Dunque, tutto questo si vede nel sipario, che poi venne però ovviamente realizzato in un atelier a Parigi con la collaborazione di alcuni artisti, di alcuni artisti italiani che andarono a Parigi con Picasso, e si vede il Golfo di Napoli, si vedono le figure di Pulcinella.